La Dynamic Palo del Colle punta il triplete. Ai campionati italiani master di mezza maratona a Genova, il team barese è diretto da Vincenzo 32 e Luigi Saccente. Con la vittoria nella classifica squadre maschili, si avvicina allo storico bis. Dopo il successo della corsa campestre di Torino a febbraio scorso, la doppietta infatti è cosa fatta nella competizione che si è tenuta in Liguria. Il percorso di 21 km su asfalto ha fatto registrare il sold out con la partecipazione di oltre 3.000 podisti provenienti da tutta Italia. Diverse le società pugliesi presenti, tutte classificate nelle prime posizioni nelle classifiche a squadre maschili e femminili. Oltre all'oro ottenuto dalla Dynamic, c'è da registrare il bronzo dell'Atletica Pro Canosa del presidente Michele Paradiso, che alla sua prima partecipazione nazionale è salita sul gradino più basso del podio dietro Palo e Paratico Brescia. Importante anche il sesto posto della podistica magliese, che certifica l'ottimo stato di forma delle squadre di atletica regionale. Posizioni di vertice, frutto delle ottime prestazioni individuali, con diverse medaglie portate a casa. Il nuovo titolo nazionale della Dynamic, l'ottavo nelle discipline di cross 10 km e maratonina nell'arco di 5 anni, è arrivato con le vittorie di Paolo Massarenti nella SM55, di Maurizio Vagnoli nella SM65, grazie agli argenti di Francesco Quarato nella SM40, Antonio Redi nella SM45, Antonio Zoppo nella SM65 e Fulvio Mazzocchi nella SM70, e con i bronzi portati a casa da Fiorenzo Magnani e Stefano Greci. Completano la vittoria i piazzamenti nei primi 10 degli altri 25 atleti della squadra. La prossima competizione tricolore si terrà a Caserta il 20 ottobre e sarà valida come campionato italiano di 10 km su strada per i titoli individuali e di società master.